Ben ritrovati dal Caffè Amaranto di Via Trento Trieste, nuova puntata di A Tutto Campo. Buonasera mister Luca Magnanenzi. Buonasera a voi. E poi ritroviamo con piacere Maurizio Polverini. Buonasera. Noto avvocato, no, e noto tifoso. Tifoso della Lazio. della Juve si può dire. Beh, l'hai detto, quindi. Direi anche ex grande calciatore. Per questo qualcosa, qualche merito per essere qui ci voleva. Allora, cominciamo da, direi dal fatto del giorno, anche se ormai si attendeva, cioè le visite mediche di Basit con il Genoa, pare con comunque la garanzia, mentre vi parliamo, poi le cose possono cambiare, di rimanere all'Arezzo comunque fino a fine stagione con una plusvalenza che potrebbe aggirarsi sul mezzo milione. Ora era stato dato per influenzato per la partita con l'Arzachena, evidentemente ovviamente c'era questa cosa in ballo e quindi no, un po' come era influenzato Higuain, sì, quando c'era la Supercoppa. Sono dichiarazioni politiche, no? Ma probabilmente le visite che ha fatto a Genova servono, come è successo per Scicca alla Juventus, no, che poi non l'hanno presa, è andata alla Roma, hanno, diciamo così, testato il terreno e hanno fatto il tagliando per vedere se è idoneo oppure no. Poi dopo sul fatto che resti oppure vada, questo lo sa solo la società. È logico che un ragazzo giovane in questo modo, probabilmente per il suo bagaglio di crescita, meglio sarebbe che restasse ad Arezzo. Poi il calcio è strano, quindi vediamo. E questo insomma è uno dei primi, delle prime valorizzazioni, no, del ritorno di Piegoni insieme, sì, a Testini, insomma sarebbe un buon affare per la, sì, è importante anche per il presidente che ha speso tanti soldi per l'Arezzo, che ha salvato l'Arezzo, quindi se ha la possibilità di avere qualche entrata sicuramente è un vantaggio anche per lui. L'Arezzo, secondo il mio presto parere, Basit è un buonissimo giocatore a 19 anni, però chiaramente non è il centrocampo il problema dell'Arezzo, l'Arezzo non ha problemi perché è una squadra nata per salvarsi e sta facendo un campionato eccezionale. Dove siamo forse un pochino mancanti e diciamo in una possibilità di dare un'alternativa a Cutolo e a Brunori, perché Persano, che secondo quello che vediamo non è neanche un giocatore, non è male perché in area è un giocatore che si muove molto bene, però non ha dato tanto continuità alle sue prestazioni e sinceramente forse un'alternativa in qualche partita anche per cambiare un po' il modulo di gioco a Brunori e Cutolo potrebbe essere necessaria. Quindi non ti spaventa un'eventuale partenza, che sia a giugno magari, di Basile? No, non mi spaventa, anche perché giustamente, come ha detto Magnanenzi, è anche giusto che un giocatore di 19 anni si faccia le ossa, ma poi se ha talento le deve esprimere in categorie superiori, anche perché la Lega Pro è un buon campionato, ma a 19 anni puoi già giocare anche in Serie B o in Serie A, quindi è giusto per Basit, ma anche per l'Arezzo penso che non sia proprio un problema fondamentale, perché anche nelle ultime partite ho visto che Basit non ha giocato e la squadra Amaranto ha giocato sempre abbastanza equilibrata. Infatti anche ieri è stato riproposto che Medi, dopo che aveva Salifu, che aveva fatto anche molto bene già col Pisa, no? Come ti dissi la volta scorsa, Remedi ci tornerà utile, no? Salifu è stata una sorpresa con il Pisa, però come già ti avevo accennato sta mettendo il passo, il tassello dopo tassello a posto. È logico che se l'abbondanza c'è alza la qualità, alza la forza della squadra, alza probabilmente anche la classifica. E quindi insomma, se Basit dovesse andare ce ne faremo una ragione, però ti ripeto, per lui secondo me è bene che resti. Sì, non credo che, anche perché il Genoa, non, a meno che non lo voglia girare subito, sì, in B, non, che se ne fa il Genoa. Ora un ragazzo, per carità, di talento, però insomma, parliamo di Serie A. Sì, parliamo di Serie A. L'Arezzo sicuramente ha ritrovato un giocatore che ha le caratteristiche, aveva le caratteristiche per giocare in Serie A, che era Salifu, non so come si pronuncia. E chiaramente lui ha avuto finora soltanto dei problemi fisici, perché non si mette in dubbio la sua capacità calcistica, la sua, diciamo, anche possibilità di giocare in squadre superiori. Finora non ha mai giocato perché sicuramente è stato tormentato da problemi fisici. Per noi l'acquisto potrebbe essere lui. Questo sarebbe un ottimo acquisto, perché era andato quasi tra i partenti a un certo punto. Sempre, perché non ha giocato pochissimi minuti e chiaramente dando un po' di continuità si riuscirà anche a vedere le possibilità di questo giocatore. Ecco, tre giocatori che si dice in partenza, un altro che non abbiamo visto quasi e che sul quale, no, si diceva molto bene, era Keki o come si chiama. Ma, guarda, io l'ho seguito. Lo conosci? Sì, l'ho seguito spesso l'anno scorso a San Giovanni, ti dico che in Serie D faceva veramente grandi cose. Come per gli allenatori, anche i giocatori, se non trovano l'ambiente giusto, l'ambiente adatto che li sa veramente motivare, lui è anche uno che
deve essere un po' spronato, probabilmente non c'è tempo di dare questa possibilità. Si è involuto, ma le qualità del ragazzo, sono pronte a scommettere che dove vada farà bene. Infatti non era nella lista dei giocatori che hanno appunto sono scesi in campo ed erano disponibili per la trasferta di Azzaghera, questo potrebbe essere un segnale di una partenza. Sì, ma è anche un po' un problema, ha detto bene, è un problema anche di impiego. Chi ha l'Arezzo purtroppo ha anche una rosa abbondante, le rose abbondanti alcuni giocatori giocano poco, non guardiamo la Juventus, non tutti sono, dico, faccio sempre l'esempio con i miei amici, sono solo Rugani che gioca due partite al mese e poi sempre meglio in campo, infatti probabilmente Rugani rimarrà la Juve, probabilmente sarà secondo il mio presto parere anche il centrale della Nazionale nei prossimi anni, perché i giocatori devono avere il tempo anche di esprimersi in campo. Checchi, io l'ho visto anche a San Giovanni, è un buon giocatore, sicuramente non era un giocatore fuori classe in Lega Pro, ma un giocatore che poteva giocare, ha giocato poco, è stato poco utilizzato anche perché chiaramente l'Arezzo ha anche dei giocatori importanti, perché Bellone è fuori, ma Bellone è un giocatore che in questa categoria ce ne sono pochi, ma è chiaro che anche Belloni, che stava giocando benissimo, al momento che si è fatto male, ora per ritornare, penso, al livello di due mesi fa, avrà un po' di problemi. Sì, probabilmente sì. Vedo tra i giocatori in panchina ieri c'era Choe, che è uno di quelli che è stato convocato anche in nazionale, ma che nella non trova spazio. Poi nazionale la sua della Corea, cioè, senza offesa, no? Quella sua, della Corea, ovviamente. E dice che livelli no, siamo. Anche Magnanezzi poteva essere convocato in nazionale della Corea. Nazionale della Corea? No, perché era un volo d'aereo, però. Sa che ci andava. No, ma ci andava per fare una girata. Gli occhi un po' coreani. Per vedere com'è l'ambiente. No, ora a parte le battute. A parte le battute. Sono i famosi misteri del calcio, no? Misteri del calcio che ogni tanto si ripropongono e questo è un grosso mistero. O forse non così tanto grosso. Il mistero che si è chiamato in nazionale o che sia arrivato qui, no? Tutte e due. E invece sì, Bruschi si è letto anche, è stato impiegato lì qualche volta, ha giocato anche dall'inizio, si è detto che potrebbe esserci anche lui nella lista così, in sovrannumero. L'abbiamo visto poche volte, io associerei a Bruschi anche Zini, secondo me Bruschi e Zini invece sono dei giocatori che potrebbero servire a Arezzo, il problema è che giocano diciamo in un settore del campo dove l'Arezzo, se giocano come centrocampisti o mezze punte, ha un po' l'abbondanza, perché sia Zini che Bruschi quando hanno giocato non hanno fatto neanche male, il problema è che non sono l'alternativa secondo me a Cutolo e a Brunori. Quindi siamo sempre lì, la coperta è corta. Quel ruolo lì abbiamo Belloni, ci può giocare Serrotti, ci può giocare Foglia, nel senso mezza punta. Invece come centravanti o attaccante centrale accanto a Brunori o accanto a Cutolo, l'unico che può giocare come caratteristiche è Persano. Ecco, tra l'altro c'è stata la crescita di Brunori, no? Che si è un po' calato in quello che è la categoria, che già aveva giocato in passato e non era riuscito infatti a segnare nei professionisti, nei dilettanti segnava Valanga. Quest'anno è riuscito a segnare anche i primi gol appunto in un campionato professionistico e allo stesso tempo alla sua crescita è corrisposto però l'involuzione un po' di Persano, che a me piaceva tantissimo, anche delle amichevoli, quelle che ha giocato con la Fiorentina, anche con altri, cioè sembrava quello più pimpante, più reattivo, che anche quando entrava dalla panchina si vedeva che poteva cambiare le sorti, poi non so cosa possa essere successo. Ma Brunori è un giocatore importante perché Brunori è di proprietà del Parma e quello che so io, perché lo posso dire, sono tutte le domeniche quando vado allo stadio accanto alla mamma di Brunori, quindi un po' mi ha raccontato la storia di questo ragazzo. No, è un ragazzo molto serio, molto, molto bravo secondo me, ha dei numeri, è un ragazzo che il Parma poteva portare con sé se chiaramente non fosse stato promosso in Serie A, perché in Serie A ancora non è maturo per giocare in Serie A, però è già un giocatore della Serie B, Brunori si muove secondo me da giocatore vero, vede la porta senza guardarla e gioca in una posizione ad Arezzo molto difficile perché è quasi un po' isolato con Cutolo che sta facendo dei miracoli, perché Cutolo veramente, non so se mi ricordo male, ha fatto 10-11 reti già. Quest'anno sì. Cutolo? Sì. No, quante ne ha fatte? Ne ha fatte 6. 6? Io quando l'ho visto ne ha fatto 5. 6 basta? Sì. Va bene, ha fatto 6 reti, però per le partite... Come Buglio, che è un altro giocatore, però insomma anche Cutolo sta giocando veramente al di sopra delle caratteristiche, cioè stanno reggendo l'attacco dell'Arezzo in 2-3 giocatori. Persano ha le caratteristiche, però è un giocatore d'area di rigore, quindi deve essere assistito, e quindi o gioca Brunori o gioca Cutolo, e sinceramente però Persano lui si è un po' involuto. Le prime partite è partito bene, le ultime prestazioni, sinceramente anche dal punto di vista un po' di volontà, di mentalità, mi è sembrato un giocatore un pochino perso.
E quindi so, ce n'è bisogno, perché è un giocatore che ci piaceva. C'è bisogno, io insisto, forse ritoccherei il reparto, cioè la Rezzo dovrebbe cercare una punta, almeno anche una punta di spessore a livello fisico. Nel senso, per permettere, anche perché l'Arezzo non riesce a fare una rete di punizione o di calcio d'angolo se non sono fatti dagli inserimenti dei terzini, o dei centrali. Anche questo lato. Ci fermiamo un attimo, torniamo subito. Riprendiamo, ascoltiamo uno scalcio della conferenza di Dalcanto ieri ad Arzachena. Primo tempo avremmo dovuto chiuderlo almeno con 2 gol di vantaggio, perché poi sono partite pericolose. Alla fine sapevamo che Arzachena era una squadra che aveva necessità di fare il risultato. Poi nel secondo tempo, dopo i primi 10 minuti, abbiamo cominciato a fare 500 falli in zone dove hanno messo 500 palli in mezzo. Noi abbiamo un difetto di struttura irrimediabile, quindi quando troviamo questa tipologia di partite diventa difficile contrastarla. Ci siamo messi a 5, paradossalmente la prima palla alta che abbiamo preso, abbiamo subito rigore, abbiamo rischiato di compromettere la partita che il primo tempo potevamo gestire in maniera differente, ecco. Alla fine siamo contenti, perché oggi, con tutto rispetto per l'Arzachena, avevamo tutto da perdere, da fare, insomma, un passo falso che ci poteva frenare un pochettino. Invece alla fine faccio i complimenti ai ragazzi, perché è la terza partita e con anche oggi qualche problemino, perché abbiamo tolto Sarrotti con la febbre, appunto lo era la terza di una settimana. Sono giocatori che magari hanno bisogno di più recupero, non ho ancora tanti giocatori a disposizione. Benucci era rientro ufficiale, quindi 7 mesi non ho mai giocato. Siamo contenti, ancora recuperiamo e pensiamo al prossimo. Qual è il giudizio sull'Arzachena? L'Arzachena ha fatto quello che doveva fare, una squadra che non ha lesinato impegno, non ha lesinato di lottare. È chiaro che quando sei in fondo così c'è meno spazio per il fioretto e c'è anche bisogno ogni tanto di un po' di culo, perché se uno non c'ha un po' di culo in questa situazione qua fa fatica a venirne fuori. Lo dico con affetto nei confronti dell'allenatore, che è un amico, una brava persona, auguro tutte le fortune che si merita. Qual è il giudizio su questo campionato, questo girone A, che tra penalizzazioni, rischio di defenestrazione di società, insomma, rischia di essere un po' compromesso sia in testa che in coda? Sì, ora siamo, penso, tutti quanti che aspettiamo mercoledì il Consiglio federale per vedere che succederà. Può darsi che venga ribaltata la classifica o può darsi di no. Ora noi dovevamo pensare a fare quello che potevamo determinare noi, siamo stati bravi a fare 6 punti con 2 vittorie consecutive. Ora c'è pure la chiusura del mercato, vediamo che succederà domani a giovedì, se giovedì sera. Mister, con i precari di Sarrotti e Cuto, per il fatto che nel primo tempo forse sono stati 2 migliori, sì, no, finché sono bravi, ma li ho fatti giocare per questo motivo qua, pur sapendo che non erano in grande condizione. Alla fine l'ho ripetuto tanto dopo la partita col Pisa, ma non perché io voglia sminuire il mio lavoro, voglio fare il finto modesto, non mi interessa, nel senso che alla fine se uno non c'ha i giocatori bravi, sangue dal muro non mi tira fuori, quindi io ho la fortuna di averli. Chiaro che quando non sono in perfette condizioni li risentono un po' tutti e la qualità non è più uguale, questo con rispetto parlando per tutti i componenti della mia rosa, però nel calcio non sono i giocatori tutti uguali. Io penso che se togliamo Cristiano Ronaldo alla Juventus non farebbe completamente quello che fa in questo campionato qua, vale lo stesso per me. L'ultima cosa su Brunori, tanto sacrificio, non magari soltanto in gol, nel senso che alla fine... Sì, oggi era tutta grossa la palla per farlo, perché era a porta vuota. No, vabbè, il lavoro che fa uno è sotto gli occhi di tutti, ma deve stare sereno, è un momento che va così, c'è stato un periodo dove toccava la palla e andava dentro, oggi diventa comunque utile alla squadra per tutta la mole di lavoro che svolge, arriverà anche la partita dove ritrova il gol. Deve stare solo. Questo? Allora, un Dalcanto che ha ribadito, Luca, il merito dei ragazzi, non è il mio, io non è che sono un falso modesto, però dice devo dare questo merito ai ragazzi. Dopo che in altre partite aveva detto, ti ricordi quando c'era stata qualche rimonta, aveva detto no, questa partita non l'abbiamo voluta vincere, cioè era stato critico, anche, avevamo detto anche troppo forse in certi momenti, adesso invece è molto celebrativo. Scuola Juve perché ha i tempi giusti. Quando parla sa quello che dice, quando mette in campo la squadra sa quello che fa, conosce molto bene lo spogliatoio, conosce molto bene le qualità dei ragazzi, lo stato di forma, lo stato mentale. Non era facile fare questa gara, dice sì, testa coda, l'Arzachena sono in fondo alla classifica, ma non è facile, ma ti spiego velocemente perché. Ha giocato mercoledì,
non ti sei allenato come dovevi, sei partito per andare in Sardegna, quindi l'allenamento non l'hai fatto ad hoc, sei andato in Sardegna, quindi lo spostamento non è mai semplice, anche se è vicino, che sia nave, che sia aereo, quello che vuoi. Devi giocare la gara con giocatori non al 100%, perché ancora non scordiamoci che c'è i carichi che sono stati fatti di richiamo, ancora qualcuno li sente, chi c'è che era febbricitante, tipo Serrotti, quindi c'era mille difficoltà. È stato uno dei migliori, forse il migliore del campo. Partita da mille insidie questa, che se la perdevi ci poteva anche stare, non ci stava visto il primo tempo fatto. Però non era facile preparare questa gara, difficilissimo, ha lavorato veramente bene a livello di testa. Dopo, logico, al secondo tempo siamo spariti, ma perché purtroppo in questo momento, ti ripeto, non siamo ancora brillanti come lo saremo fra qualche giornata. È logico che lavorare durante la settimana senza avere impegni infrasettimanali ti permette di arrivare alla gara domenicale in un altro stato psicofisico. E questa è stata la vera difficoltà. La vera bravura di Dal Canza è stata proprio questa qua. Ha riproposto Salifu non a caso, perché ha bisogno di giocare. Questo è stato determinante, perché in mezzo al campo, anche se si vede poco, ma si sente tanto. E forse è uno dei motivi perché ieri abbiamo portato a casa la pagnotta, oltre al rigore parato e al fallo di Pinto, che è stato più un contrasto che un fallo, ok? C'è stata un'ingenuità, però devo dire che lui è stato molto bravo a mettere in campo la squadra in un certo modo, a non riproporre il 3-5-2, a rimetterli in campo come sanno giocare. Ha dato semplicità in questo momento e non ha forzato la mano. Col P sarà diverso. Tu l'avevi previsto, tra l'altro, le cose che avevi detto prima si sono avverate anche stavolta. No, non è che l'avevo previsto. Un allenatore normalmente guarda i difetti dell'avversario, su quello ci crea la partita. Normalmente, poi sai, ci ho giappato a Piacenza, ci ho giappato col Pisa. Ma dopo ci dici col Siena. Giappato è bello aretino. Capito? E mi piace la retinità. Però ti ripeto, no, a parte scherzi, non è presunzione, ma è logico che gli allenatori studiano molto gli avversari, vai a vedere dove c'è le vere difficoltà e lì cerchi di capire. Quando ci eravamo visti la settimana scorsa, ero rimasto impressionato dalla partita che il Pisa aveva fatto col Siena, pur non vincendo, sì. Però dico, cavolo, hanno creato tanto. Lui mi diceva, come mi avevi detto? Tanta confusione, lanci lunghi. Quella Ghezza ha avuto... E Benedetti che faceva i danni. Quella Ghezza hanno avuto un quarto d'ora di alta intensità, una delle squadre in quel quarto d'ora che ha messo più in difficoltà l'Arezzo, probabilmente in casa qua. Vercelli forse. Però le occasioni migliori le ha avute l'Arezzo. È difficile, molto difficile ricominciare il campionato dopo 20 giorni di stop, giocare subito col Provercelli, a Vercelli e con il Pisa. L'Arezzo ha fatto due buone partite, sicuramente meglio con il Pisa, quindi la partita di Arzachena, confermo, era difficilissima anche da un punto di vista mentale, perché l'Arzachena ultima in classifica, 5 vittorie, 17 sconfitte, è la partita più difficile da vincere. Secondo me l'Arezzo, anche se ha faticato, ha dato una dimostrazione invece di maturità. Ora è importante giocare con il Siena, ma con il Siena penso che le motivazioni psicologiche, mentali e morali non c'è bisogno che le debba dare l'allenatore, cioè i giocatori stessi se le trovano col pubblico, con l'attesa della partita. Sono le partite come Arzachena, la partita se va a giocare a Pistoia, se vai a giocare per dire al Bissola, sono queste le partite difficili che devi vincere se vuoi rimanere nei primi posti della classifica, anche perché l'Arezzo sta facendo un campionato sicuramente sopra le righe, questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Assolutamente. Tra l'altro nel derby di andata Pelagotti pagò un rigore in una situazione assurda di 9 contro 11 e ieri con l'Arzachena si è ripetuto, perché altrimenti il risultato sempre influenza chiaramente il giudizio, no? È chiaro che se l'Arzachena avesse pareggiato in quella situazione non so come stare, sarebbe. Ci poteva stare. Pelagotti è un portiere di grande valore, ha avuto un momento di difficoltà in 3-4 partite che si è visto proprio accusato qualche errore, però finora dobbiamo dire è stato un portiere che ha salvato l'Arezzo in più occasioni e dobbiamo dare fiducia a questo ragazzo, che sicuramente ha dimostrato anche dal punto di vista mentale e morale di sapersi risollevare da un momento un po' difficile. Ha parato il terzo rigore di fila, quindi penso che l'Arezzo non abbia subito mai rete sul rigore. O l'ha parati o col Propatria mi sembra buttato fuori. Quindi insomma è anche un portiere che ha questa capacità che diciamo è molto importante, soprattutto perché ci ha salvato due o tre partite che erano proprio quasi perse. Perché Siena ormai eravamo in 9 giocatori e quindi un eventuale rete. Ieri la partita poteva anche forse sul pareggio a darci la possibilità di vincerla, difficilmente perché era una partita difficile, però insomma Pelagotti ci ha salvato, diciamo, e poi una
un accenno va fatto anche a Buglio, perché un centrocampista che segna 6 reti e tutte su azione va dato il giusto riconoscimento, anche perché non fa solo l'azione offensiva, ma fa anche l'azione difensiva e di costruzione del gioco. Quindi anche Buglio veramente, per me ecco, la vera sorpresa oltre Basit, per me come giocatore è Buglio, oltre che Serrotti, perché è un giocatore che giocava sempre, ha giocato sempre dilettanti, sta dimostrando veramente una grande capacità. La dice lunga anche, no, di quanti giocatori possono esserci nei dilettanti che per vari motivi... Anche giovani, perché Serrotti ha 31 anni, quindi insomma l'abbiamo scoperto un po' tardi. E forse ecco... Un prova, ti ricordi, sì, quest'estate, sì, cioè quasi prova, casuale. Sì, mi sembra, anzi 32, mi sembra 86, quindi ci sono molti giocatori dilettanti, chiaramente bisogna conoscerli e soprattutto bisogna anche farli giocare, perché il problema è questo, che giocano poco, e quindi è il discorso di Checchi, ha giocato, non ha dimostrato tanto, ma ha giocato anche poco. Ci fermiamo. Siamo insieme, ascoltiamo anche Burzigotti, che è entrato nella ripresa. Siamo schierati a 3 dietro, perché questa è la partita sta facendo, diciamo, un pochino più in salita, dal punto di vista... Loro stavano lanciando tutti questi palloni in aria e c'era bisogno anche delle mie caratteristiche, che sono quelle della palla alta, e sono riusciti appunto a portarle in fondo. Alberto è stato bravissimo e sicuramente siamo stati anche fortunati, ma lui è lì per quello e quindi è stato veramente bravo. E sì, dicevo appunto, loro il campo non era nelle mie condizioni, loro appunto giocavano in questa maniera, buttavano questa palla dentro per cercare di fare qualcosa, appunto una stramonera spizzata, poi creata la confusione in aria, ma noi siamo stati bravi a tenere poi fino alla fine. Questo gruppo è fatto veramente dei ragazzi che ci mettono in ogni allenamento e quando viene data l'occasione cercano appunto di sfruttarla e di poter dare il loro contributo per la squadra. È un momento secondo me che la squadra veramente, chiunque entra cerca di aiutare gli altri, però sono bravissimi anche quelli che appunto giocano con più continuità a dare una mano agli altri e potersi mettere in mostro. È stato bello tanto vincere la partita di mercoledì con il Pisa, il derby si sono sentiti e ora sarà quest'altra battaglia con il Siena e dovremo affrontarla nel migliore dei modi e appunto con la testa giusta. Mossa Buzzigotti anche ieri, alla fine è servita anche questa. Lo recupera piano piano, perché con lui ti può permettere la difesa 3 e non è da poco. Puoi aumentare la fase offensiva giocando dietro come ha giocato col Pisa. Però è chiaro, sono tutti giocatori importanti, lui e Salifu saranno due acquisti determinanti per il lungo periodo. Anche perché il campionato non finisce oggi, è lungo, ci sono le squalifiche, gli infortuni, speriamo meno possibile. Però il calcio è questo qui, quindi più giocatori di qualità hai, e lui credo che sia uno dei pochi che di testa le prende tutte. Arezzo che gioca poco, scusa, che quando ha giocato bene. Borghini è un giocatore che gioca poco, ma quando gioca si fa trovare presente, cioè questi giocatori qui sono giocatori importanti, sinceramente. Quindi in difesa come centrali non siamo messi male. Bene, prima te, no, non è il problema la difesa dell'Arezzo. Sì, no, no, si mastica la stessa lingua, come si dice, no? Anche se con mestieri diversi poi si mastica la stessa lingua. Ma è chiaro che giocatori così ti permettono di stare lassù, altrimenti non ci saresti. Stare poco e essere pronti veramente è importante. Questi giocatori che giocano poco, da questi giocatori deve essere riconosciuto veramente un grande valore, perché non è facile sempre farsi trovare pronti, perché è chiaro che sono partite fondamentali. Ora l'Arezzo, ecco, con il Siena ha un'altra partita fondamentale, quindi chiaramente chi gioca deve dare il massimo, perché un'eventuale vittoria con il Siena sicuramente potrebbe aprire per l'Arezzo uno spiraglio importante per arrivare nelle prime 3-4 posizioni, sperando che chiaramente questi recuperi vengano fatti, perché non so, Fabio, quando li fanno questi recuperi? Credo che ora a breve c'è il recupero dell'Entella. L'Entella c'ha 6 partite meno. Sono dunque l'Entella, ne ha giocati 17, 6 in meno della Arezzo, sono 18 punti. Il Provercelli 3 meno. Ora è però anche per loro non è un gran guadagno, che giocare ogni 3 giorni. No, io lo dicevo anche con i miei amici quando l'Entella ha eliminato il Genoa in Coppa Italia, cioè l'Entella è passata con la Roma, proprio non ci voleva, e poi l'Entella ha avuto anche la partita con il Cuneo che deve essere ripetuta, perché il giocatore sarà ammonito, l'arbitro dopo ha detto che ha sbagliato, quindi errore tecnico, ripetizione. Infatti una in più è quella. Di quella. Vabbè. Quindi è una classifica che non praticamente che non si, perché anche lo stesso Siena ha 2 partite in meno. Giocare per 2 mesi e mezzo, 3 volte alla settimana è roba, tanta roba. Propria scienza. Appunto, c'è la questione della propria scienza che non si sa. Adesso il 30 c'è il Consiglio federale,
cosa stabilirà, perché è chiaro che se dovesse applicare la lettera del regolamento, cioè la radiazione e con la propria scienza che non ha finito il girone di andata, chiaramente dovrebbe scattare la radiazione e l'annullamento di tutti i risultati. Per con fortuna, tre partite consecutive del girone di andata che non ha giocato, sì. Quindi dovrebbe essere annullati tutti i risultati. Per l'Arezzo sarebbe un vantaggio perché l'Arezzo ha perso mentre le squadre alla pari Arezzo anche subito dietro hanno vinto. Addirittura il Siena ha vinto l'andata e il ritorno 3-0 a Taurini, quindi avrebbe 6 punti meno, il Siena ha 36 punti, avrebbe 30 punti anche se due partite da recuperare, però insomma. Infatti c'è stata la presidente del Siena, Anna Durio, che ha fatto presente qualche giorno fa dicendo che non possiamo pensare a rivoluzionare la classifica in questo modo. Invece l'Arezzo e il Gozzano si sono cautelati. Se aveva perso, ha detto bisogna applicare il regolamento. Chiaro. Presidente, deve stare attenta domenica, poi dopo. Anche noi, anche perché se era fuori Gliozzi. Casa. Ecco, fuori casa ho visto, ho fatto, mi sembra, 4 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Mi sembra fuori casa, sono una squadra. Meglio che in casa. Ha preso 5. Capocannoniere Gliozzi con 10 gol, ha fatto quel gran gol in rovesciata col Pisa, ha segnato ancora col Pontedera. Ecco, ricordiamo che per ancora sottolineare la grande stagione che sta facendo l'Arezzo e anche il mister accanto, che nel girone dell'Arezzo ci sono 4 squadre, se non 5, che erano in procinto di giocare in Serie B, perché Provercelli, il Novara, il Siena, l'Entella, quindi chiaramente ancora a maggior ragione, perché sono squadre che avevano sicuramente preparato anche la rosa, preparato un campionato di serie superiore, quindi l'Arezzo riuscire a trovarsi nelle prime posizioni in questo campionato, sinceramente ancora un maggior plauso. Allora, qual è stata la bravura di D'Alcanto? L'altra sera mi guardavo una partita del girone A, che era Vicenza e Feral Pisalò. Girone B, sì. Luce Pavale. Esatto. Io devo dire che, ma ne guardo tante, credetemi, anche del girone C. L'Arezzo è l'unica squadra che gioca veramente al calcio e giocherebbe bene già in Serie B. Va bene. Ne prendiamo atto. In questo momento è importante fare risultato. Perché questo motivo qua, perché gioca a calcio. Il momento importante è fare risultato, perché è il momento fondamentale per il campionato. Però certo, con una classifica, perché uno potrebbe dire, guarda la classifica e dice, ma l'Arezzo, visto che è lì, no, uno facciamo uno sforzino, visto che c'è anche Basit che sarà monetizzato, uno sforzino. Si parla ad esempio tra gli altri nomi, ma sono nomi che vengono fatti così, ad esempio di Kais, che è un attaccante che è stato, non si sa perché, escluso dalla cosa dell'Albissola, dove c'è una vecchia conoscenza che è Bellucci, e quindi tutto faceva l'attaccante, quindi e non lo so, potrebbe essere un affare, non ci lo sta, so, ci sta, ci sta, come ha detto Pierone, l'ultimo giorno o gli ultimi giorni per noi saranno determinati. L'Arezzo sapete che è su a Milano per il rush io finale. Io sono ancora abbastanza fissato, ormai è la seconda volta, terza che lo dico, però un attaccante fondamentale, ma anche da certe caratteristiche fisiche. Cioè, sarebbe importante avere un attaccante anche di peso, ecco, perché l'Arezzo non riesce se no a cambiare gioco, perché non ha dei giocatori con certe caratteristiche. Il mister accanto l'ha detto, devo giocare in un certo modo, anche perché sono obbligato a giocare in un certo modo. Chiaramente è un vantaggio perché giochi sempre a memoria, però delle volte nella partita devi anche cambiare, e se devi cambiare e improvvisare ci vuole anche giocatori. Molto bravo Allegri che dice ha cambiato la partita, sì, ma è entrato Cancelo e Bernardeschi. Cioè, è entrato... No, cioè, Allegri è bravissimo, sì, è bravo. No, molto bravo. È stato onesto perché ha detto no, l'allenatore in compagnia. Ma lui può anche sbagliare perché tanto può rimediare dopo. Comunque, secondo me sotto traccia un pensierino l'Arezzo ce lo fa. A questo punto è inevitabile, no? Ma ce lo facciamo anche noi. Sì, no, certo. Le dichiarazioni che l'altra settimana, ti ricordi, disse... con la professione, mi sembra, D'Alcanto disse non, ho detto ai miei che li ho visti molto abbattuti, dice guarda non pensate di aver perso uno scontro diretto perché sennò sbaglieremmo tutto, no? Evidentemente la squadra è consapevole comunque che questa posizione al di là della classifica, che l'Arezzo potrebbe essere, può essere secondo, quinto, perché quarto, non si sa, sì, non si sa. Allora adesso se pensa di arrivare, poi dopo è giusto anche sognare, certo. Ma se pensiamo di arrivare primi in classifica, secondo me questo è molto difficile, anche perché ripeto ci sono squadre più forti che hanno molte partite in meno e che sicuramente avrebbero almeno 5-6 punti più di noi, però nelle prime 3-4 posizioni l'Arezzo ci può stare, e è fondamentale, ripeto, l'incontro col Siena, perché il Pisa l'abbiamo già un po' allontanato dalle prime posizioni con la vittoria. Se riusciamo a battere il Siena ci togliamo un altro avversario, anche perché domenica prossima ho visto, ho controllato prima di venire, mi sono preparato, bravo. Già ho detto che Cutolo ha fatto 11 reti, almeno qualcosa, no, abbiamo, mi sembra, Carrarese che gioca la Carrarese, gioca col Provercelli, sì.
e il Novara gioca col Piacenza e quindi poi c'è l'Arezzo col Siena e mi sembra che l'Entera vada a Pistoia, quindi insomma ecco. Abbiamo già messo la Piacenza Gozzano rinviata e qui al Corriere dello Stadio sì. Dopo. Vabbè, vedremo. Siamo portati avanti. Però tornando al discorso di prima, i giocatori, e lui essendo un ex giocatore lo sa, sono tutti scontri diretti. Nella testa dei giocatori sono scontri diretti, non sono mai partite semplici. L'allenatore fa bene a buttare acqua sul fuoco, no? Però sono scontri diretti, per i giocatori è così. Loro se la vogliono lottare fino a fondo per cercare di fare il massimo, anche se sono partiti con un altro obiettivo. Col Siena che partita sarà? Molto dura, molto difficile, partita a scacchi, te la definisco così, partita a scacchi. Quindi molto equilibrata, cioè. Partita a scacchi, sarà una partita a scacchi. Cioè temi più il Siena del Pisa, insomma. Ma sai, non è il fatto di temere, sono le caratteristiche diverse delle squadre. Il Siena è una squadra che se la lasci giocare ti può far male, il Pisa anche se lo lasci giocare non gioca. La differenza lì perché non c'è spogliatoio e anche il risultato di ieri del Pisa l'ha dimostrato un'altra volta, 2-2 in casa, anche se giocava col Piacenza, però se ha ambizioni di fare qualcosa di importante sono partite che non puoi fallire. Perché già col Siena sono stati rimontati ancora. Esatto, detto questo, il Siena è una squadra che se la fai giocare ti può far male veramente, ecco che dico sarà una partita a scacchi. Intanto c'è il simpatico mica tanto, Favarin, allenatore della Lucchese, che ha dato una testata, sembra, ieri nel tunnel. In campo? Perché erano stati espulsi, era stato espulso lui e il vice dell'Alessandro. Penso che era finita, lui è stato espulso proprio l'ultimo minuto. Allontanati a fine gara il tecnico Favarin e il vice tecnico Mancino per condotta non regolamentare. Ecco, dopo l'espulsione ha battuto con una testa. È finita la partita, lui è andato incontro, l'ho vista in televisione, ha dato una testa. No, dici. No, che so che il comune gli ha dato l'ultimatum. Sì, ma stanno veramente male, sono la canna del gas, quindi non vorrei che questa testata fosse già l'inizio di una fine. Quello, nel senso, l'ho guardato con mio fratello, che anche lui è uno che ha giocato a calcio. Ha detto sì, però dice l'allenatore ha fatto un gesto veramente incomprensibile, perché proprio la testata vera. Sì. Dice però è anche una situazione purtroppo che non lo giustifica, ma una situazione chiaramente societaria proprio allo sfascio, non hanno più il campo e non è facile trovare allenatori come avevamo l'anno passato noi, Pavane, che ha dato la dimostrazione non solo di essere un allenatore ma anche di essere una grande persona. Quindi un po' di pressione, non lo giustifico assolutamente perché è un gesto da radiare, chi lo potrà vedere si renderà conto anche proprio, però forse anche un po' il frutto della situazione che c'è a Lucca. Il comune, il sindaco ha detto sostanzialmente questa è l'ultima partita probabilmente che la Lucchese giocherà al Porta Elisa. Scoppierà un altro bubone. Qui siamo nel girone di ritorno, quindi farebbe meno danno. Però insomma. Sì, un bel campionato comunque. Bellissimo. Ci si è pareggiato, quindi meno danno relativo, cioè, capito? Però. C'è eliminato anche Coppa Italia. Quindi. La Lucchese è una bestia nera, perché non si batte dal 2004 la Lucchese in casa. È una squadra che perde poco, pareggia molto, ma insomma sarebbe fatto dei grandi recuperi. Quindi una squadra che forse avrebbe anche qualcosa. Poi se mi dai 8 punti. A 27. Sì, il fatto che latte sia rientrato a Bergamo la dice lunga, no? Però detto questo, già in estate si sapeva le difficoltà che c'erano Matera, Lucchese, cioè più di una, insomma, si sapeva, non è che si sapeva. Puntualmente vengono fuori quando? A fine anno, quando poi devi cominciare a tirare fuori i soldoni, quelli sonanti, non ci sono, e ecco il casino che torna fuori. È quello che ha detto l'ex direttore del Pro Piacenza, che fa gli esposti, no, dicendo guardate che è lui che ha creato, no, che ha il presupposto perché le gare venissero rinviate, perché diceva che lui conosce benissimo la situazione e diceva indagate come sono stati tesserati questi 11 che hanno messo insieme, e ha detto soprattutto che i fatti erano chiari, cioè se la Lega faceva quello che doveva fare all'inizio o chi controlla, cioè che non mancava i documenti, mancava la video, era tutta una cosa risaputa. Sì, è stato un inizio campionato disastroso anche per quello che ha fatto poi la Lega di Serie B, perché il problema è che ha condizionato anche la Lega Pro, quindi sinceramente quest'anno il campionato di tre giorni della Lega Pro è un campionato veramente falsato in tutti i sensi. Noi siamo contenti perché l'Arezzo sta facendo un buonissimo campionato, però anche noi ci troviamo, diciamo, a guardare anche ancora le partite, perché abbiamo una classifica che ancora è virtuale, ecco, proprio. Grazie a Maurizio Polverini, grazie a mister Luca Magnanezzi, ci rivediamo lunedì prossimo.